Il Natale è una festa molto amata, giustamente. Si crea un'atmosfera particolare, c'è una voglia di calore e serenità nonostante tutto. È molto cambiato il Natale in quest'ultimo periodo. Io ricordo questa ricorrenza negli anni della mia infanzia, anni difficili con una guerra appena finita e un'indigenza diffusa che influenzava questa ricorrenza ormai gratificata da consumi ben più ricchi di quelli di quando ero giovanissimo. I regali a quelli della mia generazione li portava Gesù Bambino, non Santa Claus, Papà Natale, rubicondo e vistoso nella sua mise rossa con guarnizioni di pelliccia. Il bambinello, nato in una grotta al freddo e al gelo, era per noi bambini di quell'epoca lontana il vettore di regali per lo più modesti e deludenti. D'altronde si doveva capire, il bambinello nato al freddo e al gelo privilegiava regali adatti al suo habitat. Guanti monodito, sciarpe Mefisto, copricapo di lana fra più antiestetici, golf, pantofoli con l'interno di pelo di coniglio, cose utili ma non eccitanti per quei bambini di allora. Non poteva avere il bambin Gesù se non una intenzione pratica derivante dalla sua origine. Finché non arrivò quel fagottone rosso con guarnizione di pelo di Santa Claus. I regali natalizi dei due bambini d'epoca erano quanto di meno esaltante si potesse immaginare. Il massimo della concessione ludica era la scatola del Meccano, orrendo gioco di composizione di elementi senza fascino, pezzetti di lamiera da saldare con viti per comporre inutili accrocchi. Poi col benessere Gesù Bambino smobilitò. Arrivò l'allegro scampanante babbo portando doni più adeguati alle aspettative dei nuovi bambini. Addio guanti monodito che facevano pandan con una sciarpetta e un copricapo che nascondeva le orecchie. Santa Claus scampanellava rompendo l'atmosfera sospesa di Natale di un tempo. Invitava al sorriso e, pensandoci bene, al nuovo consumo. Questa ricorrenza ha perso un po' del suo fascino, ma ha guadagnato in estetica. Rimane quel ricatto morale che ci vuole tutti più buoni in quei giorni in cui i consumi debordano dalla routine usuale e tutti credono di essere migliori, ma sono solo più nutriti di quanti all'epoca della mia infanzia aspettavano le gratifiche di stipendio piuttosto che amore e pace per gli uomini di buona volontà che chissà se ci sono ancora. Buon Natale!